Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone. Mocale è una frazione che si trova a pochi chilometri da Reggio Calabria. Lì, in località Campoli, sorge uno stadio fiore all'occhiello di una società di calcio ambiziosa che naviga nella categoria promozione, ma ha voglia di scalare le classifiche e conquistare un posto al sole e soprattutto far crescere giovani campioni. Perché coltivare sogni qui non è un hobby. Fino a non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Le rappresentative giovanili occupano infatti le prime posizioni in classifica, con gli allievi regionali provinciali in testa ai gironi e la formazione juniores in terza piazza. A guidare il settore Vincenzo Bevacqua, tecnico navigato, da quest'anno allenatore della formazione allievi. Abbiamo creato questo giocattolo qui a Mocale per dare principalmente una mano alla prima squadra. Infatti stiamo cercando di mandare dei giovani in prima squadra. Il campionato che stiamo svolgendo, siamo primi in classifica, con la juniores ci stiamo comportando anche bene, stiamo cercando in qualche modo di far crescere questi giovani proprio qui a Mocale. È il secondo anno che siamo qui e cerchiamo in qualche modo di far bene. Mise il cuore dentro alle scarpe. Abbiamo dei giovani di prospettiva. Nel campionato, per esempio, allievi sto schierando quattro ragazzi del 2001 che sono già diciamo un anno più piccoli rispetto alla categoria di appartenenza. Un centrale di difesa, 1,87 m, Caroleo Kevin, che è già opzionato anche da parecchie squadre professionisti. Infatti già hanno chiesto i fondi come Lega Pro, la Salernitana come Serie B, e lo stanno tenendo d'occhio anche il Padova. È un ragazzino molto molto interessante. Un altro ragazzo sempre 2001, un esterno alto, Pasquale Gatto, e anche lui è un ragazzo che viene dalla Regina e ha preferito quest'anno aggregarsi al settore giovanile del Mocale. È un ragazzo anche questo di prospettiva. Ci sono anche altri ragazzi di prospettiva 2000, diciamo che è una squadra dove in questa squadra minano ragazzi veramente interessanti. Il Sassuolo, che è molto vicino anche alla nostra società, è interessato a guardare questi ragazzini e puntare molto su questi giovani, e noi speriamo che il nostro lavoro sia quello di formare dei campioni in erba per poter mandare in qualche squadra professionista, oltre alla prima squadra del Mocale. A rendere il tutto ancora più interessante, un'oculata politica societaria capace di andare alla scoperta di talenti in erba ed aiutare a fare il salto verso società più importanti i ragazzi più promettenti. Una finta e poi vola sul fondo. Dimmi chi la fermerà. Gestire una squadra di calcio, anche di promozione, non è cosa da poco. Noi abbiamo la fortuna di avere un gran bel centro sportivo dove ci siamo cresciuti praticamente da alcuni anni e cercheremo in qualche anno di riuscire a entrare nell'elite del calcio calabrese, cioè l'eccellenza. Mai come quest'anno stiamo dando linfa nuova al settore giovanile, che sta guidando alla grande Enzo Bevacqua. Devo essere sincero, abbiamo ragazzi di sicuro interesse di classe 2001 e Surace che da noi allena l'Under 18. Qualcuno è sotto il riflettore, gli occhi di qualche società più importante sicuramente della nostra. Fino all'anno scorso avevamo una foresteria molto ricca, avevamo ben 6 giocatori in foresteria. Quest'anno abbiamo onestamente cercato di limare un po' i costi, appunto, a meno della foresteria, e prendere giocatori importanti magari del luogo, indigeni. E appunto avere un ragazzo come Enzo Bevacqua, che da una vita che
che li segue, eppure Surace sta facendo una gran parte pure lui, è motivo di orgoglio da parte nostra. Infatti i risultati stanno cominciando a vedersi, nei vari campionati siamo primi praticamente tutte e tre, solo con l'Under abbiamo un po' zoppicato all'inizio, però stiamo venendo fuori alla grande. E tieni presente che l'Under, malgrado ci possa essere l'utilizzo di ragazzi 97-98, ci vede partecipe anche con ragazzi 2001, appunto, li stanno gestendo alla grande. Abbiamo un bel gruppo di lavoro, sia tecnico e sia come giocatori. Una vita da mediano a recuperar palloni. Il sogno un giorno sembra lì pronto ad essere accarezzato, quello dopo una lontana stella luminosa. Non è facile per gli adolescenti gestire degli impegni importanti come la scuola, coniugandoli con la passione per il calcio. Coprire certe zone a giocare generosi. Antonio Calabrò è un fedelissimo di Mister Bevacqua, cresciuto tra le fila della Reggio 2000 e poi trasferitosi a Bocale. Oggi è il giovane capitano degli allievi. Il mio sogno sarebbe quello di andare in una squadra professionistica anche per crescere un pochino di più. Già a 4 anni ho iniziato a praticare il calcio, ho fatto 10 anni col Mister Bevacqua a Reggio 2000 e l'anno scorso sono venuto qua a Bocale, dove mi sono trovato fin dall'inizio benissimo. Una bellissima famiglia, si è creato subito un bellissimo gruppo con i miei compagni. Mi dimostrano giornata dopo giornata di avere sempre voglia di vincere. Mi dimostrano sempre di avere voglia di vincere e di andare avanti e di migliorarci sempre di più. Infatti danno sempre il meglio, diamo sempre il meglio durante tutti gli allenamenti per crescere e migliorare. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Questi sono i campioncini della SD Bocale 1983. Giovani sì, ma con un sogno nel cassetto da conquistare senza paura. Anni non aver paura di tirare un calcio di rigore.